Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati a questo notiziario frutticolo del 24 maggio 2024. Un saluto come sempre dalla Coldiretti di Verona e dall'AIPO OP. Vediamo ora il pesco, fase fenologica. Siamo in ingrossamento dei frutti e indurimento del nocciolo. Oidio. Continua l'attività vegetativa e anche climatica che sono comunque favorevoli al patogeno. Mantenere la difesa con interventi con fungicidi anti-oidici specifici. Si ricorda che lo zolfo, oltre che sull'oidio, ha una significativa attività anche nei confronti del nerume. Moniglia. In questa fase di indurimento del nocciolo, il frutto è sensibile a queste infezioni, specie nelle varietà tardive. Pianificare un trattamento specifico, eventualmente anche con una sostanza attiva, con attività nei confronti dell'oidio. Si ricorda che la potatura verde ha un'azione di profilassi. Fusicocco. Anche per questo patogeno, le infezioni meteo attuali e previste sono molto favorevoli al loro sviluppo. Dove si notano i primi sintomi è opportuno intervenire con prodotti rameici o captano o di Tianon o l'uso di Ticoderma nelle varie specie. Batteriosi. Le lunghe bagnature fogliari con piogge e le temperature miti sono molto favorevoli alle infezioni. Se necessario, utilizzare prodotti rameici, agenti di biocontrollo o acibenzolar S-metil. Anarsia lineatella, voli di adulti, oviposizioni e sono imminenti le prime nascite. Eventualmente intervenire al superamento della soglia di 7 catture settimanali o 10 in 2 settimane con un insetticida ovo-larvicida, tipo Bacillus thuringiensis, Spinetoram o acetamiprid. Cimice asiatica, notevole aumento all'interno dei frutteti con danni già presenti. Intervenire dove vi è presenza sulle file perimetrali o su ogni fila con acetamiprid o etofenprox. Forficule, presenza in aumento ma ancora poco significative. Va comunque programmato un intervento a contrasto con insetticida. Vediamo ora l'albicocco, la fase fenologica. Siamo in ingrossamento dei frutti e indurimento del nocciolo. Batteriosi. Le lunghe bagnature fogliari con piogge e le temperature miti sono molto favorevoli alle infezioni. Se necessario, utilizzare prodotti rameici, Bacillus vari, specie come agenti di biocontrollo. Oidio nerume. Mantenere la difesa con prodotti a base di zolfo, rameici o mefentriflunazolo. Moniglia. Per le varietà a maturazione precoce, intervenire la settimana prossima con bacillus di varie specie, bicarbonato di potassio, polisulfuro di calcio. Forficule. Aumentano il rischio per i danni. In caso di necessità, intervenire con spinosad o lambda cialatrina. Passiamo ora al susino. Fase fenologica, siamo in ingrossamento dei frutti. Oidio nerume, mantenere la difesa con prodotti a base di zolfo, rameici o mefentriflufluconazolo. Cidia funebrana, controllare eventuali infezioni di larve. In caso di necessità, intervenire con spinosad o spinetoram. Ora vediamo il melo, fase fenologica, ingrossamento del frutto circa 30 mm di diametro, presenza di importante cascola fisiologica sulla granny, presenze di deperimenti del melo con maggiore incidenza rispetto ad anni scorsi. Ticchiolatura, possibili le infezioni secondarie anche in caso di piogge leggere. È importante in questo periodo mantenere costantemente coperta la vegetazione, in particolare prima della pioggia con trattamenti preventivi. Oidio, andamento climatico sempre favorevole al patogeno. Continuare con le operazioni a contrasto. Negli interventi variare le sostanze attive che si impiegano,
in base al loro meccanismo di azione, tipo solfo liquido, polvere bagnabile, ciclofenamide, bupirimate, bicarbonato di potassio. Carpocapsa, non omogenei sfarfallamenti di adulti e ovideposizioni che hanno raggiunto circa il 90%. È da valutare un secondo intervento a 10-12 giorni con clorantraniliprole, tebufeconazide e mamectina, afidelanigero, fase di migrazione. Effettuare un intervento fitosanitario con afficida specifico, curando molto bene la bagnatura. Cimice asiatica, notevole aumento all'interno dei frutteti con danni già presenti. Intervenire dove vi è presenza sulle file perimetrali o su ogni fila con acetamiprid o efonfenpox. Ora vediamo il pero, fase fenologica. Accrescimento frutti con calibri che raggiungono, a seconda delle varietà, i 25-30 mm di diametro. Ticchiolatura, condizioni meteo favorevoli alle infezioni, mantenere la copertura con fungicidi come prodotti rameici, bicarbonato di potassio, polisolfuro di calcio, laminarina, zolfo, tebuconazolo. Maculatura, le bagnature prolungate e l'aumento delle temperature elevano il rischio di infezione. Continuare con la copertura con trattamenti fungicidi, usando prodotti efficaci come il piraclostrobin, il zirum, il metiram, il captano, tebuconazolo, difeconazolo, fossetil alluminio, attivo anche contro le necrosi batteriche delle gemme. Psilla, presenza di uova e neanidi, effettuare il trattamento con spirotetramat o spinetoram. È sempre utile il trattamento con caolino, da effettuarsi entro fine maggio, inizio giugno. Carpocapsa, sfarfallamenti di adulti e ovideposizioni, da valutare intervento con spinosad, spinetoram o clorantraniliprole. Cimice asiatica, in caso di presenza intervenire con acetamiprid sulle file perimetrali o a file alterne e comunque da metà pianta in su. Colpo di fuoco batterico, in alcuni frutteti sintomi visibili, asportare il prima possibile il ramo infetto circa 50 cm sotto il punto colpito, intervenire con prodotti rameici, fosfetil alluminio o laminarina. Ora vediamo l'actinidia o kiwi. Fase fenologica, actinidia gialla, l'accrescimento dei frutti, actinidia verde, fine fioritura. Botrite, l'andamento climatico caratterizzato da piogge è ancora favorevole alle infezioni, intervenire al più presto. PSA, infezioni agevolate dai continui periodi di pioggia e bagnature prolungate, mantenere la difesa impiegando prodotti rameici, bacillus vari, oppure acibenzolar S-metile. Noce, fase fenologica, accrescimento dei frutti, batteriosi, fase critica per le infezioni, intervenire con prodotti rameici. Antracnosi, necrosi apicale bruna, periodo favorevole alle infezioni, aggiungere ai trattamenti rameici tebuconazolo o boscalid più piraclostrobin o captano. Cimice asiatica, prima presenza di frutti colpiti, in caso di necessità intervenire con lambda cialotrina. Fitoftora, in caso di ristagni idrici dovuti alle frequenti piogge, eseguire quanto prima un trattamento fitosanitario con fosfonato di potassio, con una successiva ribattuta non appena possibile come da prescrizione in etichetta. Con questa settimana iniziamo anche il commento sulla cimice asiatica. Le catture di adulti provenienti dall'inverno e da tempo presenti nei frutteti si attestano su una media di circa 13 individui per trappole nel monitoraggio in corso sul pesco kiwi, mentre su melo e pero siamo ben oltre i 21 individui per trappola. Sono numeri particolarmente elevati,
che indicano la necessità di monitorare ogni singolo appezzamento per verificare presenze e danni, in collaborazione col proprio tecnico aziendale, osservando le piante del bordo del frutteto. Attualmente il pesco si trova nella fase di frutticino di 4-5 cm di diametro e il kiwi ad inizio fioritura. Il melo e il pero si trova nella fase di frutticini con diametro rispettivamente di 3-4 cm. Sono state osservate da diverse settimane le ovature deposte da questi adulti e anche già qualche schiusa. Con presenze elevate dell'ordine di quelle trovate in questo monitoraggio, è consigliabile intervenire con i consueti criteri di difesa integrata, privilegiando, in caso di sostanze chimiche, le sostanze attive abbattenti, piretroidi e neodichiotinoidi, questi ultimi soprattutto se presenti antocoridi da rispettare. È anche opportuno valutare prima l'uso di sostanze di origine naturale, quali lo zolfo, il caolino, le zeoliti, il piretro, sostanze che nella coltivazione biologica sono le uniche consentite assieme ad altri corroboranti e sostanze alternative. È fondamentale alternare prodotti di diversa origine e meccanismo d'azione, visto anche il ridotto numero di meccanismi d'azione tra le sostanze chimiche. Ed ora siamo giunti al termine, vi aspettiamo al prossimo notiziario frutticolo della settimana prossima.